Inizia il viaggio verso Lisbona. Sabato sera a Villa Pallavicini, una veglia presieduta dall'Arcivescovo ha dato il via al percorso di preparazione per la Giornata Mondiale della Gioventù del prossimo agosto. La serata, che ha preso il titolo dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Diocesana dei Giovani, è stata «Maria si alzò e andò in fretta». Promotore dell'evento l'Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile, che ha proposto anche alcune testimonianze. E il messaggio di questa sera sostanzialmente era: come da Lisbona tanti giovani sono partiti per portare l'annuncio del Vangelo al nuovo mondo, così noi giovani, i giovani sono chiamati a partire a essere una piccola goccia di speranza per questo mondo attraverso la loro testimonianza. Per questa sera siamo stati invitati a riconoscere il dono che ognuno di noi è e che questo nostro dono è appunto da portare veramente a tutti. Il cardinale Zuppi, durante l'omelia della veglia, ha voluto ricordare le parole di Madre Teresa: quello che facciamo è solo una goccia dell'oceano, ma l'oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo. Un bel momento di riflessione perché l'appuntamento di Lisbona ci ispiri a metterci in fretta in viaggio. La palestra di Villa Pallavicini questa sera si è riempita, gremita di giovani, non per vedere una partita di basket o di pallavolo come di consueto, ma per incontrarsi, incontrare il Vescovo, lasciarsi incontrare da lui, ma soprattutto incontrare il Signore Gesù. È un invito, quello del Papa, di raggiungerlo a Lisbona nell'estate del 2023, perché i giovani possono alzarsi, mettersi in cammino e cambiare il mondo. Numerosi i giovani presenti che hanno accolto con gioia l'invito della diocesi a partire per Lisbona, esperienza di assoluta novità per alcuni e di piacevole riconferma per altri. La GMG di Cracovia è stata una bellissima esperienza che abbiamo condiviso con il mio gruppo parrocchiale. Siamo partiti in 10 ed è stata un'esperienza bellissima. Abbiamo conosciuto tantissime persone, e ci siamo scambiati bandiere, abbiamo avuto un momento veramente di grande unione con tutti quanti. È stata una bellissima esperienza e mi auguro che Lisbona sia la stessa bellissima esperienza. La mia prima GMG e mi aspetto di conoscere tante persone. È un'avventura fantastica e super organizzata, conoscendo la pastorale giovanile. E niente, mi aspetto un bel cammino, delle belle parole dispensate dal Papa come sempre e una super avventura tutti insieme.